Dai, c'avevo pure io questa, sai? Va bene. Parla alta voce? Va bene? Sì, sì. Allora, spazio risonanze. Ah, spazio, si chiama, se no mi è più congeniale la sala Gianni Mogner, che almeno si capisce chi è indirizzata. Allora, sono qua, solo pochi secondi, non voglio restare all'arte, perché all'arte ripeto non sono, per dedicare un umile cartello a Dario Fo, che purtroppo il cinema italiano poco ha utilizzato, ma forse lui non voleva, conoscendo Dario personalmente, non gli interessava. Tranquillo. Adesso farai i tuoi spettacoli per gli angeli. Grazie Giullari. E prima di andare via, consentitevi, visto che siamo alla sala del cinema e la Costituzione, ritengo, a quello non mi dicono di no. E allora vorrei solo chiedere, innanzi all'autorevole, più che autorevole sala stampa, e posso dire, non uso il megafono, però come ci insegna Dorofò, mi faccia almeno usare la voce simbolicamente. Esigo, e dico esigo, voi mi direte almeno bene, che il prossimo premio alla carriera, quest'anno, non mi interessa il prossimo anno, quest'anno il premio alla carriera venga dato ad Alvaro Vitali. Ecco qua un giornalista, te ne devi annà, stiamo lavorando. E chi è questo giornalista? No, mi ha offeso, però mi ha offeso. No, questo giornalista mi ha offeso. Io taccio, però chiedo, visto che lei ho capito, ma mi ha insultato. No, io però mi sento insultato, posso darle il documento mio e appunta il nome? Può appuntare il nome di questo giornalista? Non le do il mio documento, però questo atteggiamento, io ero venuto qui per omaggiare a Zago Vitali. Allora, no, io adesso me ne vado, però gentilmente, visto che siete rappresentanti della forza dell'ordine, secondo la Costituzione di un diritto, poi ho intenzione di querelare questo è il mio documento, prego. Se potete gentilmente appuntare il nominativo di quel giornalista, i miei avvocati tra 90 giorni potranno fare riferimento all'orario e alla sala stampa e l'identificativa di quel signore che mi ha insultato. Qualcuno me lo può identificare? Non c'è reale. Ma questo sarà un giudice e i miei avvocati. Io adesso me ne vado, io non ho semplicemente, ho anche chiesto il permesso di dire esigo omaggiando Dario Fo ad alta voce, sarebbe un problema. Ecco, però io vi sto chiedendo, non credo che devo chiamare il 112 per far intervenire un rappresentante del pubblico. Io vi chiedo formalmente di poter identificare quel signore e me ne vado all'istante a casa con la gioia massima. Ma quel signore ho intenzione di querelarlo, è il mio diritto per querelarlo.